le due tesi, le vostre due tesi. Nel capitolo che si chiama L'accompagnamento e il dolore, sì. Peraltro. Io non, nel libro non parliamo del referendum, perché il libro l'abbiamo scritto prima, abbiamo affrontato il tema del fine vita, che è un tema cruciale, importante, che non può essere affidato a un sì o un no, oppure trasformarlo in una battaglia ideologica sulla base di emozioni. Ci sono problemi molto seri che vanno esaminati, che vanno confrontati. A mio avviso va evitato di pensare che la propria verità sia come un randello da dare in testa all'altro che non la pensa come me. Certamente il tema del fine vita è un tema grave. Per parte mia io credo che togliere la vita, perché eutanasia nella sostanza vuol dire che un terzo toglie la vita a un altro, il suicidio assistito è un'altra cosa. Poi c'è il problema delle DAT e del desiderio, e di questo abbiamo parlato con Manconi. Per quel che riguarda il togliere la vita, per me è un problema serio. Io per esempio ho lottato strenuamente contro tutto ciò che favorisce la pena di morte, al di là della differenza di Stato, cioè che ecco, un altro tolga la vita. Abbiamo lottato al punto che Papa Francesco ha cambiato il catechismo. Certo. Pochi mesi fa. Però c'è sempre il tema, scusa, mi scusi se mi intrometto, c'è sempre il tema della libertà dell'altro, cioè esatto. Il tema della libertà reciproca. Tu puoi fare quello che nessuno contesta la sua posizione, però non si capisce perché la Chiesa debba contestare la posizione di chi la pensa diversamente. No, anzitutto non è solo la Chiesa, ma ci sono anche tanti laici. Il problema delicato è quello che poneva Luigi quando diceva: io voglio essere l'ultimo a giudicare se morire o no. E questo padrone della propria, del allora, proprio corpo. In questo senso c'è anche la sentenza della Corte Costituzionale. C'è una grande differenza tra pena di morte ed eutanasia. Certamente. E il fatto cruciale è che l'eutanasia prevede in maniera tassativa il consenso dell'interessato. Certo. Dunque si va al cuore del problema. Il cuore del problema si chiama autodeterminazione. In altre parole ancora, sovranità su di sé e sul proprio corpo. Eutanasia è una scelta tragica, sia chiaro. Esatto. Non è l'espressione di una gioia, di un diritto vitale. Perché esiste la pena di morte, ma esiste anche la pena di vita. Ma nell'esistenza delle persone può accadere che ci si trovi in uno stato dove il declinare, il decadere del corpo e dello spirito impedisca all'individuo qualunque vita di relazione, qualunque sensibilità, qualunque capacità di relazione con l'altro. E, fatto cruciale che troppo spesso viene dimenticato, c'è la questione gigantesca del dolore. Il dolore, questo è un punto secondo me a cui non si può sfuggire, certo. È mio, è solo mio. Sul mio dolore nessun altro può avere possibilità di intervenire, se non per cercare di sedarlo, di lenirlo, di attenuarlo. Ma vi sono fasi della vita umana e vi sono condizioni di malati terminali per i quali il dolore si presenta come insopportabile, insostenibile. In quel non momento... Non solo malati terminali, anche persone magari depresse che in un momento della loro vita hanno pensato... In quel momento io devo avere la possibilità di decidere su una cosa che è mia e solo mia, ed è la mia vita. La mia vita si svolge in relazione con gli altri. La mia vita è qualcosa di sociale. La mia vita è fatta delle relazioni amicali, parentali, coniugali, affettive, sociali. Sì, certo, ma tutto questo, tutte queste relazioni, a un certo punto cedono di fronte al mio bisogno ineludibile di sottrarmi a una sofferenza che so di non poter più sostenere. Che potremmo chiamare, scusate, che potremmo chiamare, Manconi, la pena di vita, no? La pena di vita. Ma io a quel punto voglio avere il diritto di decidere di me e del mio dolore. Se la vita è una pena, la Corte Costituzionale questo lo permette.
la legge deve fare il Parlamento. Lo permette. Il problema, quello che io voglio sottolineare, è che il discorso di togliere la vita è un tema cruciale, che non è solo medico. Io sono convintissimo che dobbiamo avere molto di più per combattere il dolore. Dobbiamo spingere la scienza ad andare avanti in tutto questo. E sono d'accordo con te che è un tema tuo, ma anche un tema mio, perché a me fa male vederti soffrire. Quindi io sento la responsabilità di togliere tutto questo. Poi, per quel che riguarda la legislazione, un conto è il discorso, per prenderla in rapporto alle ultime questioni italiane, la legge dell'articolo 579 che riguarda il referendum, o l'articolo 180 che riguarda invece il suicidio assistito. Sono due dimensioni molto, molto diverse, che andrebbero esaminate. A me ha fatto impressione, per esempio, che in Francia nel 2005 c'è stato un grandissimo dibattito su questo. La laicissima Francia hanno fatto una legge con il Parlamento unanime. E che io mi auspico che ci sia un bel dibattito e si decida per la compassione, per la vicinanza, per la totale assenza di dolore. In questo senso è un tema che io vorrei continuare ancora a scevrare, a discutere, e non è che possiamo risolverlo a suon di, in questo senso, di sì o di no. Beh, senz'altro, però questo che lei dice, cioè il confronto, il dibattito, esatto, un confronto parlamentare, certo, e anche questo tipo di dialogo che c'è fra voi sarebbe davvero auspicabile. Però, Monsignor Paglia, lei ha parlato di dolore.